Siete su una spiaggia deserta e guardate il cielo. Per la prima volta nella vostra vita, ammirate il nastro lattiginoso della Via Lattea. L'Orsa Maggiore sembra essere oscurata da decine di altre stelle che non avete mai visto prima. Le meteore, di tanto in tanto, solcano il cielo con la loro luce fugace e un punto rosso brillante completa questa magnifica immagine. Si tratta del quarto pianeta del nostro sistema solare, Marte. Di tutti i pianeti del nostro sistema solare, è il secondo pianeta visibile a occhio nudo. Il pianeta rosso, che prende il nome dall'antico dio romano della guerra, ha entusiasmato le menti di molte generazioni per millenni. È particolarmente affascinante dal 1877, quando l'astronomo italiano Giovanni Schiaparelli credette di aver scoperto dei canali di irrigazione su Marte. Si immaginava allora che Marte fosse abitato da marziani. Da allora sogniamo di andarci. Marte è il pianeta che più si avvicina al nostro. Studiarlo da vicino ci aiuterebbe a capire meglio il nostro pianeta. È anche molto vicino alla fascia degli asteroidi del nostro sistema solare. Per alcuni, andare su questo pianeta permetterebbe di studiare da vicino questi oggetti celesti fatti di rocce e metalli. Per altri, Marte potrebbe essere il pianeta di ripiego se non potessimo più vivere sulla Terra. Il mito per alcuni, le sfide per altri, la creazione di una colonia su Marte per renderlo abitabile, le domande continuano ad arrivare. Ma il nostro cugino stretto non è sempre stato un mondo arido in balia del vento solare. C'è stato un tempo in cui l'acqua copriva gran parte della superficie marziana e la vita potenziale avrebbe potuto svilupparsi lì. Caro viaggiatore, oggi partiamo per un viaggio alla scoperta dei misteri del nostro vicino. Il pianeta rosso. Se non l'avete ancora fatto, non dimenticate di iscrivervi e di mettere mi piace al video per supportare il canale. Grazie a tutti e buon divertimento! Nel lontano passato ci sono molte prove che un tempo Marte era più caldo, aveva un'atmosfera più densa e la sua superficie era ricoperta d'acqua, proprio come la Terra, dove l'oasi di vita brulica sulla sua superficie. Ecco perché i ricercatori sono così interessati a questo mondo ostile. Ma oggi le missioni di esplorazione hanno dimostrato che Marte non è il mondo più adatto ad attrarre la vita. Marte è il quarto pianeta del Sistema Solare. Si trova a una distanza di una volta e mezza dal Sole rispetto alla Terra, in un'orbita significativamente più ellittica e riceve, a seconda della sua posizione nell'orbita, da 2 a 3 volte meno energia solare del nostro pianeta. Questo è uno dei motivi per cui la sua temperatura superficiale varia da meno 100 gradi centigradi a più 27 gradi centigradi a seconda dell'ora del giorno e della latitudine. L'anno marziano dura 687 giorni terrestri. Il giorno è quasi uguale alla Terra, ma il suo diametro è solo la metà. La forza di gravità qui è solo un terzo di quella del nostro pianeta. La sua atmosfera è 100 volte più sottile della nostra. Non adatto agli esseri umani, è composto principalmente da anidride carbonica, azoto e argon e non è in grado di trattenere efficacemente il calore del Sole. Per questo motivo, se ci si trovasse sull'equatore marziano a mezzogiorno, i piedi sarebbero a più 24 gradi centigradi e la testa a 0 gradi centigradi. Nonostante ciò, sul pianeta imperversano violente tempeste. Ad esempio, nel 1971, la polvere trasportata dal vento ha coperto la superficie di Marte per 2 mesi. Il pianeta è ricoperto di sabbia di colore rossastro, per cui ha ricevuto il soprannome di rosso. Il colore di Marte deriva dall'alta concentrazione di ferro nel suo suolo, e questo famoso rosso è in realtà ruggine. Ma come ha fatto ad arrugginire tutto quel ferro, visto che l'atmosfera del nostro vicino contiene pochissimo ossigeno? La risposta è semplicemente che in un periodo precedente Marte era ricoperto di acqua, che è evaporata, lasciando dietro di sé le tracce di questo antico mondo. Il rilievo è composto principalmente da pianure, ma sulla superficie di Marte sono presenti crateri di meteoriti e montagne. La montagna più alta è l'Olympus Mons, che supera i 27 km. Il pianeta rosso ha 2 satelliti, Phobos e Deimos.
Il primo è un blocco a forma di patata con crateri meteoritici di 21-26 km di diametro, più grandi di Deimos. Inoltre, la pressione sul pianeta rosso è molto più bassa. Persino sul Monte Everest, sulla Terra, è ancora 50 volte più alta che sulla superficie di Marte. Tuttavia, Marte ha molte caratteristiche in comune con il nostro pianeta. Sotto il suo suolo c'è una terra solida, di dimensioni paragonabili a quelle del nostro pianeta, anche se Marte è grande circa la metà. La vita marziana, l'aspetto misterioso del pianeta rosso. Per capire le sue origini, dobbiamo tornare indietro nel tempo fino a dove tutto è cominciato, l'antichità. In effetti, l'idea dell'esistenza di una popolazione sul pianeta rosso ha pervaso la scena scientifica e astronomica per secoli, trovando spazio negli scritti di diversi scrittori di fantascienza che hanno elaborato la teoria in libri e film. Ma tutto è cambiato nella seconda metà del secolo scorso. Dopo il lancio del primo satellite nel 1957 e l'inizio della corsa allo spazio tra Stati Uniti e Unione Sovietica, gli occhi furono presto puntati sul pianeta rosso, oltre l'orbita terrestre e persino sulla Luna. Sono stati fatti diversi tentativi di inviare veicoli di ricerca su Marte, ma il compito non era facile. Tutte le missioni sono fallite. Il secondo tentativo della NASA riuscì solo nel 1964. Il Mariner 4 raggiunse Marte in sicurezza nel 1965. Volando a circa 10.000 km sopra la superficie del pianeta, ha inviato alla Terra 22 immagini. Si tratta delle prime immagini di Marte da una distanza così breve e nessuna di queste immagini mostrava canali di irrigazione sulla sua superficie. Ma gli scienziati hanno visto crateri che decorano il suolo marziano e hanno confermato che l'atmosfera del pianeta è composta da anidride carbonica. Alla fine dello stesso decennio, la NASA lanciò altre due navicelle che riuscirono a scattare 200 fotografie e a misurare la superficie e la temperatura di Marte. Nel 1971, l'URSS inviò due veicoli spaziali, Mars 2 e Mars 3, che comprendevano un orbiter e un lander per esplorare Marte. Gli orbiter hanno orbitato intorno al pianeta per diversi mesi, trasmettendo dati. Tuttavia, durante la sua discesa, Mars 2 si è schiantato all'atterraggio, mentre Mars 3 è diventato il primo veicolo spaziale a compiere un atterraggio morbido sul pianeta rosso, anche se vi ha operato solo per pochi secondi. Un guasto gli ha dato appena il tempo di trasmettere un'immagine scura e sfocata del pianeta, impedendogli di fornire informazioni scientifiche. Ancora oggi, quando un rover viene inviato su Marte, una delle fasi più critiche è l'atterraggio. Questa fase dura 7 minuti ed è nota come i 7 minuti di terrore. A causa della distanza tra la Terra e Marte, le onde inviate dal nostro pianeta impiegano 15 minuti per raggiungere la sonda. Così, quando gli ingegneri della NASA ricevono l'informazione che il rover è entrato nell'atmosfera, è già atterrato da 7 minuti. Per 7 minuti, quindi, non c'è modo di sapere se la missione è andata bene. Il rover si è schiantato o è atterrato? Il 1971 è stato un anno di successo per lo studio del quarto pianeta. Quell'anno arrivò la sonda Mariner 9, che non solo scattò migliaia di fotografie e mappò l'85% della sua superficie, ma visualizzò anche in dettaglio i principali luoghi caratteristici di Marte. Ad esempio, i dati del Mariner 9 hanno stabilito l'altezza dell'Olympus Mons, il vulcano più alto del Sistema Solare, che si eleva per oltre 25 km con un diametro di base di 600 km. Ma ha anche misurato con precisione il famoso sistema di canyon della Mariner Valley, che è 4 volte più profondo e 5 volte più lungo del Grand Canyon sulla Terra. La svolta successiva nello studio di Marte
arrivò solo nel 1976, quando la NASA consegnò due sonde, Viking 1 e Viking 2, che completarono l'archivio fotografico marziano con decine di migliaia di immagini, ma soprattutto condussero i primi esperimenti sul campo per trovare tracce di vita. Purtroppo queste sonde non hanno dato un sì convincente o un no inequivocabile. I tre esperimenti biologici condotti a bordo dai lander hanno rilevato un'attività chimica inaspettata ed enigmatica nel suolo marziano, ma non hanno fornito alcuna prova evidente di microorganismi viventi nel suolo vicino ai siti di atterraggio. Secondo i biologi della missione, Marte si autosterilizza. All'epoca si riteneva che la combinazione di radiazioni solari ultraviolette che saturano la superficie, l'estrema aridità e la natura ossidante della chimica del suolo impedissero la formazione di organismi viventi sulla superficie marziana. Il programma Viking ha involontariamente alimentato il mito della civiltà marziana quando uno degli orbiter ha inviato un'immagine interessante. Mostrava un mucchio di pietre, una delle quali ricordava in modo impressionante un volto umano, il volto dell'antica Sfinge egizia, accanto alle famose piramidi. I ricercatori della NASA hanno subito deluso gli appassionati. Era un gioco di luci e ombre. Il volto della Sfinge e le piramidi sono in realtà una collina e delle montagne illuminate in modo fantasioso. Nel 1997 la NASA ha fatto una scoperta rivoluzionaria inviando il Mars Global Surveyor su Marte. Da qualche parte sotto la superficie del pianeta morto, l'acqua può ancora scorrere. Nello stesso anno, il Pathfinder atterrò sulla superficie, portando sul pianeta il primo dispositivo di ricerca mobile, Sojourner. È stato il primo rover marziano in grado di muoversi sulla superficie del pianeta. Ha operato solo per 83 giorni, ma potrebbe aver aperto la strada ai rover successivi, le nuove stelle dello studio del pianeta rosso. In effetti, i rover avevano una serie di vantaggi rispetto agli altri veicoli di ricerca che hanno studiato Marte prima di loro. Le loro telecamere hanno permesso di creare un'immagine panoramica con la quale gli scienziati hanno potuto determinare gli obiettivi di ricerca più promettenti. Inoltre, i robot sono dotati di un braccio manipolatore per il campionamento. In questo contesto, Spirit e Opportunity, due rover arrivati sul nostro cugino rosso nel 2004, avevano il compito principale di trovare prove della presenza di acqua su Marte in passato. Hanno trovato prove che nel suo passato il pianeta rosso era più caldo, con acqua liquida e persino sorgenti calde. In breve, le condizioni per l'esistenza della vita marziana erano presenti. Nel 2012 il famoso rover Curiosity ha fatto una scoperta interessante. Nel corso delle sue ricerche ha dimostrato che in passato non solo l'acqua poteva riscaldare la vita su Marte, ma anche, analizzando il suolo e le rocce, il rover ha trovato tracce di carbonio organico, oltre a zolfo, azoto, ossigeno e fosforo, tutti elementi necessari per l'origine e l'esistenza della vita. Un altro indizio dell'esistenza della vita è stato rivelato dalla sonda orbitale Mars Express, inviata dagli europei all'inizio del XXI secolo. La sonda ha trovato tracce di metano nell'atmosfera del pianeta, un gas prodotto naturalmente dagli organismi viventi sulla Terra. Anche se il suo rilascio su Marte potrebbe avere un'altra ragione, ad esempio il gas potrebbe essere fuoriuscito da sotto la superficie del pianeta, dove è stato rinchiuso per milioni di anni, la scoperta ha incuriosito gli scienziati e ora la caccia al metano marziano continua. Ora sappiamo che sul pianeta rosso c'erano le condizioni per l'esistenza della vita, quindi è ora di iniziare a cercarla.
Questo è ciò che faranno i nuovi rover. Cercheranno le prove che il deserto rosso, ora morto, possa essere stato un tempo, come la Terra, un'oasi di vita con le sue caratteristiche speciali. Ma per ora, come ci ricorda la storia della ricerca su Marte, gli errori superano di gran lunga i successi. Con l'aiuto di Perseverance, che arriverà sul nostro vicino nel febbraio 2021, la NASA spera di rispondere alla domanda che preoccupa gli scienziati. C'è vita su Marte? La possibilità di trovare vita su Marte sono scarse. Nel 2018, ad esempio, un gruppo di scienziati europei ha trovato segni di un lago liquido nascosto a 1,5 km sotto la superficie del ghiacciaio polare. È possibile che in tale serbatoio siano presenti dei microbi, ma si tratta di un'ipotesi difficile da verificare. Per questo motivo, gli scienziati scommettono sulla ricerca di segni di vite passate. Potrebbe non sembrare così eccitante, ma anche una scoperta del genere sarebbe colossale. Altrimenti, dopo tutto, ci troveremo di fronte a un mistero scientifico molto più grande. Perché la Terra ha dato la vita e il suo pianeta vicino, che ha le condizioni giuste, no? Nel 1877, l'astronomo Giovanni Schiaparelli, osservando il pianeta attraverso un telescopio, scoprì che era disegnato da linee scure rettilinee, che chiamò canali. Per molto tempo si è pensato che i canali fossero una creazione di esseri intelligenti. Quando arrivarono telescopi più potenti, si scoprì che non c'erano canali, ma solo catene montuose, spaccature e altri dettagli del rilievo naturale che da lontano si confondevano in linee erette. Così il primo tentativo di trovare la vita su Marte è fallito. Un altro motivo per cui gli scienziati ritenevano di poter trovare la vita su Marte erano i cambiamenti di colore stagionali evidenti sulla superficie del pianeta. Questo ha portato a ipotizzare che le condizioni potrebbero favorire la fioritura della vegetazione marziana nei mesi più caldi e causare la dormienza delle piante nei periodi più freddi. In seguito, però, sul pianeta rosso, sono stati scoperti oggetti che ricordano molto i letti di fiumi asciutti. Un'ipotesi è che milioni di anni fa l'atmosfera di Marte avesse una composizione diversa, fosse più densa e calda e che i fiumi attraversassero il pianeta. Quindi la vita potrebbe essere esistita, almeno sotto forma di batteri, che dopo l'inizio dell'era glaciale marziana si sono nascosti nelle profondità del pianeta al riparo dal freddo, dal vento e dalla luce ultravioletta. In ogni caso, alcuni microorganismi terrestri potrebbero sopravvivere anche in condizioni così difficili. Il secondo fattore di attrazione per gli scienziati è Phobos. Questo satellite di Marte ha una superficie e dimensioni piuttosto grandi, ma allo stesso tempo una massa molto piccola. Di conseguenza Phobos è cavo all'interno. Ma un pianeta del genere può essere sorto naturalmente? Per alcuni è improbabile. Questo ragionamento ha portato alcuni scienziati a concludere che Phobos è un satellite artificiale di Marte creato da misteriose forze extraterrestri. Phobos è uno dei due satelliti di Marte, l'altro si chiama Deimos. Orbita molto vicino al pianeta rosso, circa 60 volte più vicino di quanto lo sia la Luna dalla Terra. Deformato, craterizzato e 100 volte più piccolo della Luna, Phobos è fonte di grandi controversie tra gli scienziati. Un recente studio dimostra che il satellite marziano Phobos orbita in un flusso di atomi e molecole cariche che scaturiscono dall'atmosfera del pianeta rosso. Molte di queste particelle cariche, come ioni di ossigeno, carbonio, azoto e argon, hanno lasciato Marte nel corso di miliardi di anni, quando il pianeta ha perso la sua atmosfera. Alcuni degli ioni, secondo gli scienziati, si sono schiantati sulla superficie di Phobos e potrebbero essere conservati nello strato superiore. Ciò significa che se il suolo di Phobos fosse analizzato nei laboratori sulla Terra, potrebbe rivelare informazioni chiave sull'evoluzione dell'atmosfera marziana. Un tempo Marte
aveva un'atmosfera abbastanza densa da contenere acqua liquida sulla sua superficie, ma oggi ha una densità inferiore all'1% di quella dell'atmosfera terrestre. Un altro mistero che gli scienziati vogliono svelare è l'origine di Phobos e Deimos. Sono asteroidi catturati dalla gravità? Oppure sono satelliti naturali di Marte che si sono formati contemporaneamente al pianeta? È anche possibile che si siano formati da detriti esplosi quando il giovane Marte si è scontrato con un altro planetesimale, così come si pensa che la nostra Luna si sia formata quando la Terra si è scontrata con un oggetto roccioso. Molto probabilmente, entrambi i satelliti facevano parte della fascia di asteroidi. I due satelliti furono poi espulsi da Giove, per poi legarsi gravitazionalmente a Marte. I due satelliti superstiti divennero così le due lune di Marte, ma secondo le ultime pubblicazioni scientifiche, queste due lune, che prendono il nome dai gemelli degli dei Marte e Venere nella mitologia romana, sono i resti di un impatto tra il pianeta rosso e un asteroide. I detriti di questa collisione avrebbero formato un anello in cui si sarebbero accretati una dozzina di satelliti. Si ritiene che solo i due satelliti più lontani, Phobos e Deimos, siano sopravvissuti. Phobos si sta avvicinando a Marte a una velocità di 2 cm all'anno. Tra circa 50 milioni di anni raggiungerà il limite di Roche, cioè la distanza alla quale la forza di attrazione di Marte sarà sufficiente a trasformare Phobos in anelli come quelli di Saturno. Al contrario, Deimos si sta gradualmente allontanando da Marte e alla fine verrà espulso tra qualche centinaio di milioni di anni. In questo contesto, l'Agenzia Giapponese di Esplorazione Aerospaziale si sta preparando a inviare la sonda Martian Moons Exploration, MMX, su Phobos nel 2024 per prelevare i primi campioni dalla sua superficie e riportarli sulla Terra. Ma questi campioni potrebbero rivelare molto di più dell'origine di Phobos se la sonda atterrerà sul lato ancora rivolto verso Marte. In effetti, Phobos è legato a Marte nello stesso modo in cui la Luna è legata alla Terra, quindi la Luna presenta sempre lo stesso lato del suo pianeta. Di conseguenza, le rocce di Phobos sul lato rivolto verso Marte sono state inondate di atomi e molecole marziane per migliaia di anni. La ricerca mostra che lo strato superficiale superiore del lato vicino del pianeta è stato esposto agli ioni marziani da 20 a 100 volte in più rispetto al lato lontano. Per giungere a questa conclusione, un team di ricercatori ha analizzato i dati della sonda MAVEN della NASA. La sonda raccoglie dati dall'orbita di Marte da oltre 6 anni per aiutare gli scienziati a capire come Marte abbia perso la sua atmosfera. Ha anche fornito altri importanti dati scientifici, come il cambiamento del clima del pianeta. Poiché la sonda ha attraversato regolarmente l'orbita di Phobos mentre orbitava intorno a Marte durante la sua missione primaria, i ricercatori della NASA hanno pensato di utilizzare le misurazioni di MAVEN per saperne di più su Phobos. Dopo aver utilizzato gli strumenti della sonda per misurare gli ioni marziani in orbita attorno a Phobos, gli scienziati hanno calcolato quanti ioni avrebbero raggiunto la superficie di Phobos e a quale profondità si sarebbero impiantati. Il risultato finale mostra che la profondità sarebbe di poche centinaia di nanometri, circa 200 volte inferiore allo spessore di un capello umano. In effetti, studiare i satelliti naturali per saperne di più sui loro pianeti genitori è una pratica comune. Ad esempio, la nostra Luna, priva di atmosfera, vento e acqua che possano privare la sua superficie dei vecchi elementi chiave, è considerata dagli scienziati la testimonianza meglio conservata del primo sistema solare. Gli scienziati sperano che altri campioni provenienti dalla superficie lunare ci diano informazioni sull'antica atmosfera della Terra o sul suo primo campo magnetico. Come per la Luna, la superficie di Phobos potrebbe rivelare informazioni sugli albori di Marte, quando il pianeta era caldo e umido. Come hanno dimostrato recenti studi, la vita su Marte è possibile, ma non sulla superficie del pianeta, bensì nelle sue misteriose profondità.
Mentre alcuni scienziati si aspettano di trovare solo fossili nelle profondità di Marte, altri sperano che la vita esista ancora sotto la superficie del pianeta rosso. Ma dove troviamo le prove che l'ambiente in profondità su questo pianeta è favorevole alla vita? Le risposte potrebbero trovarsi in pezzi di suolo marziano che hanno colpito la Terra sotto forma di meteoriti. Nel corso dei secoli, infatti, un gran numero di campioni di roccia provenienti dalla superficie di Marte e talvolta dalle profondità del pianeta sono entrati nello spazio. Studiando la composizione chimica dei meteoriti marziani, si è scoperto che il contatto con l'acqua produce l'energia chimica necessaria per la sopravvivenza delle comunità microbiche. La stessa energia si trova nelle profondità del nostro pianeta. In altre parole, l'importanza di questa ricerca per la scienza può essere riassunta come segue. Ovunque ci siano acque sotterranee, c'è un'alta probabilità di trovare energia chimica sufficiente per sostenere la vita microbica. Anche se non sappiamo con certezza se la vita si sia originata nelle profondità di Marte, se lo ha fatto, possiamo affermare che in questo momento c'è abbastanza energia per sostenerla. Quindi la chiave per studiare la vita su Marte potrebbe essere molto più vicina di quanto si possa immaginare e trovarsi semplicemente sotto i nostri piedi. Oltre ai meteoriti marziani, recenti scoperte hanno trovato microorganismi che vivono a profondità estreme sul nostro pianeta. In questo caso, la sopravvivenza dei microorganismi è ottenuta grazie alla radiolisi. Ciò significa che gli elementi della crosta terrestre, a contatto con l'acqua, producono idrogeno e ossigeno. Questi organismi vivono nella cosiddetta biosfera profonda, di cui è un esempio un'area scoperta a più di 5 km di profondità in una roccia che non ha visto la luce per più di 1 miliardo di anni. Dopo aver cercato possibili componenti di radiolisi nei meteoriti marziani, i risultati sono stati positivi e in molti tipi di questi meteoriti marziani tutti i componenti sono presenti in quantità adeguate per creare un habitat per la vita simile a quello terrestre. Inoltre, secondo molti esperti, su Marte c'è una grande quantità di acqua freatica, anche se molto salata. I dati inviati dalla sonda europea Mars Express indicano l'esistenza di almeno 4 laghi situati sotto il polo sud del pianeta. Il pianeta rosso dispone quindi sia di acqua che di energia, componenti necessarie per sostenere la vita. Jack Mustard, ricercatore impegnato nell'esplorazione di Marte dal 1989 con la NASA, ha studiato le condizioni del suolo in 6 località del pianeta rosso e i risultati di questo lavoro hanno fornito maggiori informazioni sul passato di Marte. Secondo lui, sembra ora molto probabile che alcuni organismi terrestri possano esistere su Marte. In termini di voli a lunga distanza con equipaggio, dobbiamo sapere come i microorganismi prodotti dall'uomo sopravviveranno su Marte. Sebbene alcuni di essi possano rappresentare un rischio per la salute degli astronauti, esistono anche microbi benefici che possono aiutare a produrre cibo e materiali su Marte. Questa ipotesi può essere considerata un'ottima pista per la vita umana sul pianeta rosso. Un'altra prova dell'esistenza di vita su Marte, secondo molti scienziati, è il suolo del pianeta, costituito per la maggior parte da silice, 25%, che grazie al suo contenuto di ferro conferisce al suolo il famoso colore rossastro. Inoltre, il suolo di Marte contiene molto calcio, magnesio, zolfo, sodio e alluminio. Il rapporto di acidità del suolo e alcune delle sue altre caratteristiche sono così vicine a quelle della Terra che le piante potrebbero attecchire in esso. Quindi, teoricamente, la vita potrebbe esistere in un suolo del genere. Nel terreno è stata riscontrata la presenza di ghiaccio. Il mistero è stato finalmente risolto nel 2008, quando una delle sonde, lasciata al Polo Nord, è stata in grado di estrarre acqua dal suolo. 5 anni dopo è stata pubblicata l'informazione che la quantità di acqua negli strati superficiali del suolo marziano è di circa il 2%.
Infatti, secondo i dati della sonda Phoenix della NASA, arrivata su Marte il 25 maggio 2008, il rapporto tra il pH e alcuni altri parametri del suolo marziano sono vicini a quelli della Terra e in teoria vi si potrebbero coltivare delle piante. Pertanto il suolo di Marte soddisfa i requisiti e contiene anche gli elementi necessari per la comparsa e il mantenimento della vita, sia nel passato che nel presente e nel futuro. Ma c'è acqua su Marte? Numerosi studi hanno dimostrato che in passato c'era una grande quantità di acqua liquida sulla superficie del pianeta rosso. Tuttavia la domanda è: c'è ancora acqua lì adesso? In effetti Marte era coperto di oceani, fiumi e laghi, le cui tracce sono chiaramente visibili nelle immagini in orbita. Uno dei laghi era l'attuale cratere Gale. Finora sono stati ottenuti pochissimi dati sulla composizione dell'acqua marziana. Uno studio condotto da scienziati giapponesi dimostra che la sua composizione era molto simile a quella dell'acqua degli oceani terrestri. Gli oceani del pianeta rosso erano ricchi di minerali e sali. Ciò è indicato da particelle d'acqua fossilizzate che risalgono a miliardi di anni fa. In particolare, nei campioni è stato trovato il minerale argilloso smectite, che si forma sul nostro pianeta con l'aiuto dell'acqua liquida attraverso lo scambio di ioni. Inoltre, le misurazioni hanno dimostrato che anche i depositi del cratere Gale si sono formati in presenza di acqua liquida. Il livello di pH trovato era vicino a quello degli oceani della Terra di oggi. La pressione atmosferica su Marte è molto bassa, circa un centesimo di quella terrestre, consentendo all'acqua di scorrere sulla superficie. Tuttavia, linee scure e strette sui pendii marziani suggeriscono che potrebbe scorrere acqua salata. In questo contesto, i ricercatori della NASA hanno confermato ufficialmente in una conferenza stampa del 28 settembre 2015 l'esistenza di acqua liquida sulla superficie del pianeta rosso. Secondo gli scienziati, infatti, i flussi di acqua salata si formano sulle pendici delle montagne marziane durante i mesi estivi e scompaiono durante la stagione fredda. L'acqua colora i depositi di sale su Marte e sono visibili nelle fotografie scattate dall'orbiter HiRISE. I corsi d'acqua non superano i 5 metri di larghezza. Ovviamente, anche se i corsi d'acqua stagionali rilevati possono essere tracce di laghi che un tempo esistevano sulla superficie del pianeta, non sono affatto tratti pieni d'acqua. Come suggeriscono i ricercatori, 4,3 miliardi di anni fa su Marte c'era un oceano che in alcuni punti raggiungeva una profondità di oltre 1,6 km. Nel corso del tempo, quasi tutta l'acqua contenuta è evaporata nello spazio di circa 3,5 miliardi di anni fa e i resti sono diventati una calotta polare. Un altro dato interessante che indica la presenza di acqua nell'atmosfera sono le spesse nubi, la cui comparsa è associata al fatto che la topografia irregolare del pianeta dirige le masse d'aria verso l'alto, dove si raffreddano e il vapore acqueo che contengono si condensa in ghiaccio. Sopra i canyon di Mariner, le nuvole appaiono a un'altitudine di circa 50 km, quando Marte è al perielio. Le correnti d'aria provenienti da est allungano le nubi per diverse centinaia di chilometri, mentre allo stesso tempo la loro larghezza si riduce a poche decine di chilometri. Tutte queste scoperte rafforzano l'idea di trovare forme di vita su Marte. Quest'ultima sarebbe semplice, ma potrebbe essere utile per le future missioni di colonizzazione dello spazio. Ma perché l'acqua limpida è scomparsa dalla superficie di Marte? La maggior parte dell'acqua che ricopriva la superficie di Marte non è sfuggita nello spazio come si pensava in precedenza, ma si trova nei minerali che compongono le rocce del pianeta. Questa è la conclusione di uno studio di scienziati americani pubblicato il 16 marzo 2021 sulla rivista Science. Le prove geologiche e geomorfologiche indicano che Marte conteneva grandi volumi di acqua liquida circa 4 miliardi di anni fa. Sulla superficie del pianeta rosso si sono conservati letti di fiumi asciutti, bacini di antichi laghi e oceani. Si ritiene generalmente che la maggior parte dell'acqua
abbia lasciato Marte a causa della bassa gravità durante il primo miliardo di anni di esistenza del pianeta. I ricercatori della NASA hanno messo in discussione questa ipotesi. Secondo i calcoli degli scienziati, circa 4 miliardi di anni fa su Marte c'era abbastanza acqua da coprire l'intero pianeta con un oceano profondo tra i 100 e i 1500 metri. In termini di volume, si tratta di circa la metà delle dimensioni dell'Oceano Atlantico sulla Terra. Gli autori, utilizzando una combinazione di metodi, analisi della composizione chimica dell'attuale atmosfera e della crosta terrestre, analisi di meteoriti, dati di rover e orbiter, hanno stimato il volume di acqua in tutte le sue forme, vapore, liquido e ghiaccio, contenuto oggi nella crosta di Marte. L'acqua è composta da idrogeno e ossigeno, ma non tutti gli atomi di idrogeno sono uguali. La stragrande maggioranza ha un singolo protone nel nucleo, mentre una piccola frazione, circa lo 0,02%, esiste come deuterio, noto anche come idrogeno pesante, che contiene un protone e un neutrone nel suo nucleo. L'idrogeno pesante è trattenuto più fortemente dal campo gravitazionale del pianeta, per cui nel tempo si verifica un aumento del rapporto tra deuterio e idrogeno nell'atmosfera. Utilizzando questo indicatore, gli scienziati stimano la quantità di acqua originale, poi calcolano la percentuale di questa quantità, che è evaporata, tenendo conto di ciò che si è accumulato in minerali e resti. I risultati della simulazione hanno mostrato che circa 4,1-3,7 miliardi di anni fa il volume dell'acqua sulla superficie di Marte è diminuito del 40-95%. Allo stesso tempo, tra il 30 e il 99% dell'acqua marziana ha assorbito minerali durante questo processo di idratazione. Alcuni di questi minerali sono poi ritornati attraverso i gas vulcanici, ma ciò non è stato sufficiente a ripristinare l'idrosfera del pianeta, cioè a ripristinare tutte le aree del pianeta in cui era presente l'acqua. Quando l'acqua interagisce con le rocce, queste ultime vengono alterate o idratate, cioè accumulano acqua. Questo processo avviene sia sulla Terra che su Marte. Ma poiché la Terra è tettonicamente attiva, la vecchia crosta viene costantemente dissolta nel mantello e restituisce acqua all'atmosfera attraverso il vulcanismo. Marte nel suo complesso è tettonicamente inattivo e quindi il prosciugamento della superficie è avvenuto in modo irrevocabile. Di conseguenza, tutta quest'acqua è stata sequestrata molto presto e non è più tornata. Come la Terra, Marte ha delle calotte polari, ma a differenza del nostro pianeta, queste calotte polari sono composte da ghiaccio di anidride carbonica e ghiaccio d'acqua. Durante l'estate, nell'emisfero meridionale, la maggior parte della calotta glaciale sublima, un processo in cui il ghiaccio si trasforma direttamente in gas e si forma una calotta di ghiaccio residua. L'anidride carbonica congelata si accumula in uno strato relativamente sottile di circa un metro di spessore sulla calotta settentrionale in inverno, mentre la calotta meridionale ha uno strato permanente di ghiaccio secco di circa 8 metri di spessore. La calotta polare settentrionale ha un diametro di circa 1000 km durante l'estate su Marte e contiene circa 1,6 milioni di chilometri cubi di ghiaccio. Se fosse distribuita uniformemente su tutta la calotta, avrebbe uno spessore di 2 km. Nel luglio 2018 sono state presentate le prove di un lago profondo sotto la calotta polare meridionale. La prova era un segnale luminoso rilevato dal radar MARSIS a bordo della sonda Mars Express. Questo segnale sembrava indicare la presenza di una grande quantità di acqua liquida sotto la calotta glaciale. Ma a causa della temperatura ben al di sotto del punto di fusione dell'acqua, anche molto salata, alla base della calotta polare marziana, questa interpretazione è stata ripetutamente messa in discussione. La spiegazione più probabile del segnale radio riflesso rimane una soluzione acquosa di alcuni sali, come il perclorato di magnesio o il cloruro di calcio.
Nel giugno 2018 la NASA ha annunciato un'eccellente scoperta nella ricerca della vita su Marte. La materia organica è stata trovata sul pianeta rosso in campioni di terreno prelevati da una roccia di 3 miliardi di anni fa nel cratere Gale dal rover Curiosity. Il rover ha anche rilevato la presenza di metano nell'atmosfera marziana. La ricerca di tracce o forme di vita al di fuori della Terra si concentra sugli elementi costitutivi della Terra, compresi i composti organici e le molecole, anche se questi possono esistere senza vita. L'esistenza di materia organica potrebbe essere di origine extraterrestre, esprimendo il segno di una vita antica, oppure potrebbe essere una fonte di cibo per le creature che vivevano su Marte all'epoca. Qualunque sia la sua origine, la presenza di materia organica è una prova e un indizio biochimico per i ricercatori. Il metano è infatti considerato la molecola organica più semplice. È presente in alcuni luoghi del nostro sistema solare che potrebbero ospitare la vita, come alcuni dei satelliti naturali di Saturno e Giove, come la Luna Titano. E se la vita esiste altrove, probabilmente è molto diversa da quella che conosciamo sulla Terra. Nella sua missione, il rover Curiosity è riuscito a scavare un po' più in profondità sotto la superficie rispetto ai suoi predecessori. Scavando un po' più a fondo, possiamo conoscere meglio la storia del suolo e i periodi che ha attraversato. Questo non è possibile in superficie, perché la superficie viene costantemente colpita dalle radiazioni. Curiosity ha campionato siti perforando 5 cm sotto la superficie nel cratere Gale, dove il rover è atterrato nel 2012. Il cratere, denominato 96 Miles, ha un diametro di oltre 150 km e si è formato molto probabilmente in seguito all'impatto di un meteorite tra i 3,5 e i 3,8 miliardi di anni fa. Probabilmente conteneva un lago e ora ha una montagna al centro. Il rover ha potuto riscaldare i campioni a 820 gradi centigradi e studiare le molecole organiche rilasciate, analizzando i gas. Le molecole organiche e volatili, paragonabili a campioni di rocce sedimentarie ricche di sostanze organiche sulla Terra, comprendevano tiopene, metiltiofene, metanetiolo e dimetilsolfuro. Per spiegare l'origine di questi composti organici, i ricercatori ritengono che si tratti di frammenti di molecole più grandi che erano presenti su Marte miliardi di anni fa. Ma dato che la superficie marziana è esposta alle radiazioni provenienti dallo spazio, è molto probabile che le radiazioni abbiano disgregato il materiale organico. La scoperta di antiche molecole organiche che si sono depositate quando il pianeta rosso poteva essere abitabile, nei primi 5 cm delle rocce, supporta le future missioni che perforeranno più in profondità per saperne di più sulla storia delle molecole organiche su Marte. Per 5 anni Curiosity ha utilizzato il suo spettrometro laser per misurare il metano nell'atmosfera del cratere Gale. Prima di allora i ricercatori non capivano perché la quantità di metano rilevata nell'atmosfera marziana variasse. Con 5 anni di dati provenienti da un'unica sede, ora hanno delle risposte. La presenza di metano nell'atmosfera del pianeta ha rivelato alcuni dei problemi degli ultimi anni. Tuttavia, a causa della sua concentrazione estremamente bassa, meno dell'1%, gli scienziati non sono stati in grado di fare una dichiarazione univoca sulla natura della sua origine. Tuttavia, la presenza di metano, anche in piccole quantità, suggerisce che le sue fonti esistono ancora sul pianeta. Sulla Terra, gli organismi viventi sono la principale fonte di metano a sostegno dell'idea e dell'esistenza di vita su Marte. In effetti, il metano presenta una ricorrente variazione stagionale, il che significa che viene rilasciato dalla superficie marziana o da serbatoi sotto la superficie. Il metano potrebbe anche essere intrappolato in cristalli a base d'acqua nel sottosuolo del pianeta, il che potrebbe dimostrare che è stata scoperta la vita su Marte. Il metano è un potente gas serra e potrebbe aver mantenuto un clima tale da preservare i laghi su Marte. Questo fenomeno potrebbe verificarsi anche sotto la superficie. Il rilascio di metano è un processo attivo sul pianeta rosso. La manifestazione di questo gas su Marte aggiunge un nuovo mistero all'equazione.
L'individuazione di questa molecola organica nell'atmosfera marziana, unita alla scoperta di composti organici nel suolo del pianeta rosso, avvalora l'ipotesi di vita su Marte nel suo passato. Il cratere Gale era probabilmente abitabile 3,5 miliardi di anni fa, secondo quanto ci ha mostrato Curiosity. Le condizioni sarebbero state paragonabili a quelle della Terra. In questo periodo, inoltre, la vita si stava evolvendo sul nostro pianeta. Sapere che queste molecole e questi composti erano presenti all'epoca dà nuova forza all'idea che la vita abbia avuto origine o sia esistita su Marte. Quindi, se vi viene chiesto «c'è qualche segno di vita su Marte?», si potrebbe dire che non lo sappiamo, ma questi risultati ci dicono che siamo sulla strada giusta. Nel film Interstellar, diretto dal regista britannico Christopher Nolan, la Terra è diventata quasi inabitabile e le persone non hanno tempo per fuggire. Se non c'è tempo per la salvezza, perché non salvare l'umanità nel suo complesso? Secondo la sceneggiatura del film, un certo professore ha ideato un piano per cui un'astronave con 5.000 embrioni umani congelati dovrebbe viaggiare verso un pianeta adatto alla vita. Ma per farlo bisogna prima trovarlo, cosa che fanno i protagonisti. Un pianeta del genere, secondo la sceneggiatura di questo film, potrebbe diventare Marte? È sempre stato abitabile? O è abitabile solo da pochi anni? O forse sono stati gli esseri umani a contribuire alla nascita della vita sul pianeta rosso? Jonathan Lunin, scienziato planetario della Cornell University di New York, ha definito il dibattito scientifico, in corso da quasi 10 anni tra gli scienziati, un grande dilemma. Queste discussioni sono iniziate in particolare dopo la scoperta su Marte di tracce di microorganismi, acqua, cambiamenti climatici e varie sostanze chimiche necessarie per la vita degli organismi terrestri, tra cui zolfo, azoto, idrogeno, ossigeno, fosforo e carbonio. Queste scoperte sono diventate la base di una nuova teoria secondo la quale la vita, come la conosciamo oggi, si è originata su Marte. Ma ci sono domande che tormentano i sostenitori di questa teoria. La vita su Marte si è originata indipendentemente dalla Terra? Oppure un pianeta ha trasferito composti organici e microorganismi con l'aiuto di meteoriti circa 3,8 miliardi di anni fa? Alcuni scienziati tendono a suggerire che la vita si sia originata su Marte. Hanno tratto una conclusione simile basandosi sullo studio di campioni di suolo marziano ottenuti durante una missione spaziale. Secondo loro, la vita sulla Terra ha avuto origine da meteoriti provenienti da Marte, su cui erano presenti microorganismi. Questa ipotesi non è così lontana dalla realtà dei fatti. Secondo l'Associazione Internazionale dei Collezionisti di Meteoriti, i meteoriti marziani sono stati trovati non solo in Antartide, ma anche in varie parti del mondo. Circa 160 frammenti di meteoriti marziani potrebbero essere caduti sulla Terra miliardi di anni fa, trasportando i microorganismi chiave che alla fine hanno creato la vita sul pianeta come la conosciamo oggi. Pertanto i segni di vita su Marte aiuteranno a studiare le prime forme di vita sulla Terra e a rispondere alla domanda: come è nata la vita sul nostro pianeta così come la conosciamo oggi? Quindi, secondo questa strana teoria, la vita si è originata su Marte. Se rimaniamo dell'idea che la vita si sia trasferita da un pianeta all'altro, lo scenario più probabile è che la vita terrestre come la conosciamo oggi possa essere esistita su Marte, ma che siano stati i microorganismi a sbarcare inizialmente sulla Terra, non gli esseri umani. Nel 2021 è emersa una nuova teoria. Il professore di biofisica Christopher Mason, che ha affermato che più di 30 navicelle spaziali hanno visitato Marte dall'inizio dell'esplorazione spaziale, si è chiesto: cosa succederebbe se gli esseri umani avessero inavvertitamente portato su Marte forme di vita primitive, per poi scoprirle e decidere che la vita sul pianeta ha avuto origine miliardi di anni fa?
Mentre le agenzie spaziali come la NASA dispongono di protocolli precisi e dettagliati per garantire che i loro veicoli spaziali siano privi di organismi che potrebbero inavvertitamente viaggiare durante una missione spaziale, quando si tratta di microorganismi è difficile ottenere una sterilizzazione completa. È quindi complicato per un veicolo spaziale o un lander andare nello spazio senza una forma di vita primaria nonostante tutti i rigidi protocolli. Mason insiste sul fatto che quando si studiano i campioni di suolo marziano è necessario separare i microorganismi trovati direttamente su Marte da quelli portati dall'uomo. Tuttavia, gli scienziati hanno confermato che il cratere marziano Jezero era un lago miliardi di anni fa. Ciò contraddice la teoria di Mason sulla contaminazione del pianeta rosso da parte dell'uomo, poiché questo cratere è il luogo ideale per cercare tracce di antica vita microbica. Qualche miliardo di anni fa, il pianeta rosso aveva acqua calda, anidride carbonica, un'atmosfera e forse anche la vita prosperava sul nostro vicino. Ora la superficie di Marte è un deserto secco e bruciato dalle radiazioni. La temperatura varia da meno 140 a più 20 gradi Celsius. Quattro miliardi di anni fa, l'Olympus Mons, il più grande vulcano del Sistema Solare, eruttò su Marte. Il suo diametro è pari a 600 km e la sua altezza è pari a tre volte il Monte Everest. L'eruzione è stata così massiccia da innescare una reazione a catena. Tutti i vulcani hanno iniziato a esplodere nello stesso momento, provocando una catastrofe globale. A differenza della Terra, Marte non presenta la tettonica a placche. Da qui le dimensioni colossali dei suoi vulcani. Sul nostro pianeta la crosta si muove rispetto al punto caldo nel mantello che espelle la lava sulla superficie, formando una successione di piccoli vulcani. Su Marte la lava si accumula in un unico punto, dando origine a giganteschi vulcani. Oggi il pianeta rosso ha perso quasi tutta la sua attività geologica interna. Si verificano ancora solo alcune frane, geyser di CO2 ai poli, terremoti e piccole colate di lava. Questa teoria spiegherebbe l'innesco che ha reso Marte come lo conosciamo oggi. L'umanità ha già raggiunto un livello tecnologico tale da potersi permettere di uscire dalla culla e iniziare a esplorare altri pianeti del Sistema Solare. Chissà, forse un giorno, in un futuro prossimo, saranno sorti i primi insediamenti umani su altri mondi e la questione della possibilità di diffondere la civiltà umana oltre la Terra sarà solo un ricordo. Anche se sembra piuttosto utopico, la colonizzazione e la trasformazione del clima marziano sono teoricamente possibili. Rispetto agli altri pianeti del Sistema Solare, Marte è l'opzione migliore. Venere è totalmente inadatto al volo spaziale umano, così come Mercurio. Il corpo celeste più vicino a noi è la Luna, ma lì non c'è aria, quindi l'interesse non è così alto. Su Marte c'è una piccola atmosfera, segni di idrosfera nelle regioni centrali, calotte polari contenenti ghiacciai. È un pianeta con un clima. Rispetto ad altri corpi celesti, le condizioni non sono così negative. L'atmosfera è quasi 100 volte più debole di quella terrestre, ma rispetto agli altri pianeti è il più vicino alla Terra. Inoltre sappiamo che sul pianeta rosso c'è acqua, attualmente solo sotto forma di ghiaccio, e che violente tempeste di polvere si scatenano periodicamente nei suoi deserti e nelle valli montane. Negli ultimi anni è stata scoperta materia organica su Marte. Questo ovviamente non significa direttamente che il nostro vicino fosse un tempo abitato, ma stimola lo sviluppo di un'ampia varietà di teorie al riguardo. Inoltre, la presenza di acqua e atmosfera sul pianeta lo rende ipoteticamente adatto allo sviluppo umano, con il problema della microgravità sulla salute umana ancora in sospeso. Sebbene ci siano diversi problemi legati all'invio di persone su Marte, uno dei principali, al momento, è la distanza. La cosmonautica moderna ha già esperienza di una lunga permanenza di una persona nello spazio. Ad esempio, il cosmonauta russo Valery Polyakov è rimasto a bordo della stazione spaziale Mir per più di 14 mesi, 437 giorni e 18 ore, in orbita vicino alla Terra.
è un tempo sufficiente per volare su Marte e tornare indietro. Tuttavia, la differenza fondamentale tra una spedizione su Marte e i voli su una stazione orbitale è che gli astronauti non avranno il tempo di adattarsi. Dovranno iniziare a lavorare su un pianeta vuoto di esseri umani, abbandonato a se stesso subito dopo il volo. Quindi, quando si avvicineranno a Marte, la loro forma fisica dovrà essere al massimo. Inoltre, se per i voli verso la stazione spaziale solo poche centinaia di chilometri li separano dalla Terra, per la spedizione su Marte la cifra sarà di decine, se non centinaia di milioni di chilometri. L'invio di una singola spedizione su Marte è associato a costi finanziari enormi, che secondo alcune stime superano i 100 miliardi di dollari, e a rischi enormi per l'equipaggio. È importante capire che la distanza tra la Terra e Marte non è un valore costante. I due pianeti ruotano intorno al Sole e solo una volta ogni 26 mesi il pianeta vicino è più vicino al nostro. Questa condizione è chiamata opposizione. Inoltre, una volta ogni 15-17 anni si verifica il cosiddetto grande scontro ed è in questi momenti che la distanza tra i pianeti è minima. Si tratta comunque di circa 55,76 milioni di chilometri, anche se già molto meglio della distanza massima, che è di oltre 401 milioni di chilometri. Si noti inoltre che durante il volo i pianeti non rimarranno fermi, ma continueranno ad allontanarsi l'uno dall'altro. Ma quanto tempo ci vorrà per volare su Marte? È l'enorme distanza che comporta un lungo tempo di volo anche per una navicella spaziale che rimane un serio ostacolo al volo verso questo pianeta vicino. Per descrivere questa enorme distanza prendiamo, ad esempio, il tempo necessario per raggiungere Marte a piedi. La velocità media di camminata è stimata in circa 4 km all'ora. In questo caso, un viaggio a piedi su Marte, se fosse possibile, richiederebbe quasi 1600 anni. E questo solo camminando, senza soste e senza pause. Con un'auto che viaggia a una velocità di 100 km all'ora, il viaggio verso il pianeta rosso richiederebbe dai 63 ai 64 anni. La strada da percorrere è ancora lunga, ma rispetto alla camminata si registrano già progressi significativi. Un aereo di linea che vola alla velocità di 900 km all'ora potrebbe raggiungere Marte in 6-7 anni. Naturalmente, nel caso di un aereo e di un'automobile, si pone il problema del rifornimento e del riposo dell'equipaggio, poiché non ci sono stazioni di rifornimento o punti di riposo sulla strada per Marte. Tuttavia, non esistono aerei o macchine in grado di trasportare una persona su altri pianeti. Quindi, a seconda della traiettoria e tenendo conto della potenza dei razzi attuali, il volo verso il pianeta rosso richiederebbe circa 250-300 giorni. Dato che la Terra e Marte si avvicinano l'uno all'altro ogni 2 anni e mezzo, dovremo aspettare il momento giusto per partire o aspettare più a lungo nella navetta. I veicoli spaziali senza equipaggio potrebbero raggiungere Marte più velocemente. Ad esempio, la sonda New Horizons, che ha lasciato le vicinanze della Terra con la velocità più alta di qualsiasi altro veicolo spaziale, oltre 16 km al secondo, potrebbe essere in viaggio verso Marte per circa 1 mese e mezzo. Tuttavia, anche se la distanza cessa di essere un ostacolo, rimangono molti interrogativi. Come atterriamo su Marte? Quale veicolo spaziale sarà necessario per compiere il viaggio verso un pianeta vicino? Come si costruisce una stazione spaziale o un rifugio di superficie su un altro pianeta? Sarà comodo vivere in un'atmosfera artificiale che deve essere mantenuta? E i problemi associati alla microgravità? Il quarto pianeta più vicino al Sole è il più studiato del Sistema Solare dopo la Terra. Marte, con i suoi vasti territori, le sue caratteristiche geologiche uniche ed il suo clima completamente inospitale, può essere dominato solo dal lavoro combinato di uomini e macchine. I veicoli semi-autonomi saranno necessari per svolgere lavori troppo noiosi e pericolosi per l'uomo. Fotografie aeree e ricognizioni, allestimento di depositi e protezione durante le lunghe escursioni sul campo, trasporto di enormi quantità di campioni geologici. Si sta quindi lavorando alla creazione di tali rover, che potrebbero diventare una sorta di habitat per i ricercatori,
necessari per svolgere ricerche nell'arco di più giorni. Ma prima di colonizzare Marte, l'obiettivo sarà la Luna. Da alcuni decenni, sonde e rover sono in grado di trasmettere immagini incredibilmente dettagliate del pianeta rosso. Hanno contribuito a scoprire che un tempo c'era acqua e hanno confermato che Marte e la Terra sono molto simili. Hanno anche dimostrato che la vita organica potrebbe esistere ancora oggi e molto probabilmente esisteva anche prima. Lo sforzo per studiare la superficie di Marte e svelarne la storia è tutt'altro che concluso. Nei prossimi decenni, probabilmente, continueremo a inviare lì i rover e, perché no, i primi esseri umani. Prima di potersi porre il problema dello sviluppo e della colonizzazione di un nuovo pianeta, sono necessarie numerose ricerche scientifiche che forniscano risposte a queste domande. In che misura la composizione e la struttura interna del pianeta rosso differiscono dalla Terra? In che modo lo sviluppo evolutivo dei due pianeti è stato diverso e quali risorse sulla superficie di Marte saranno disponibili per l'uso futuro? Gli scienziati dovranno anche scoprire se un tempo Marte aveva un'atmosfera densa e oceani, se un componente necessario come l'acqua è ancora disponibile da qualche parte, quali cambiamenti climatici ha subito il pianeta durante la sua lunga storia geologica, quali sono le ragioni di questi cambiamenti e quanto è stabile il clima del pianeta. E, naturalmente, su Marte si è verificata un'evoluzione chimica che potrebbe aver portato alla formazione di molecole organiche, cioè alla vita. D'altra parte, dal punto di vista della chimica atmosferica, è necessario spiegare come il metano possa trovarsi in un luogo e non in un altro. Avrebbe dovuto essere distribuito su tutto il pianeta fino a un mese ed entrare nelle remote regioni polari, ma per qualche motivo questo non è avvenuto. Infine, gli scienziati stanno ancora cercando di trovare la risposta alla domanda finale. Siamo gli unici esseri viventi in questa galassia? Ma la domanda che potrebbe assillare la vostra mente alla fine di questo video è che rimane ancora senza risposta. La vita si è originata su Marte? Siamo originariamente marziani?